Oggi faremo comunque un po' di chiacchierata sul corso, almeno questi primi 20 minuti, poi cominceremo ad aiutarci a vedere. Qual è lo scopo di questo modulo? Lo scopo di questo modulo è quello di trasmettervi le conoscenze di base per la progettazione, cioè quali sono i criteri di base per poter dimensionare un componente meccanico o verificare un componente meccanico. Forse l'avete visto altre volte questo, ma alla base della progettazione c'è un'esigenza che può venire da vari soggetti. Per esempio il Martec mi dice che un particolare tipo di moto deve avere un telaio a tubolare quadrato piuttosto di circolare perché fa pigo. Il progettista ha il problema di dover dimensionare poi questa struttura per reggere i carichi statici e dinamici della moto e quindi fare un progetto e presentare delle soluzioni. La soluzione non è mai univoca, sono sempre più soluzioni a ogni problema. Il progettista bravo ottimizza le soluzioni e sceglie quella migliore dal punto di vista economico, di qualità, di rispetto della normativa e via discorrendo. E quindi la qualità della soluzione sarà funzione di una serie di effetti che sono la funzionalità, se è sicura, se è affidabile, se si può utilizzare, se può essere costruita. Non so se avete già cominciato il corso di tecnologie meccaniche, ma è chiaro che poi il pezzo che io disegno devo poterlo lavorare, devo poter usare un tornio o una fresa o quello che sia. In sostanza quello che si fa è questo: si parte da specifiche di progetto, esempio conosco i carichi esterni che agiscono sul componente. Di questo componente meccanico, che immaginate, come al solito avete visto a Scienze, la trave incastrata da un lato che ha un carico, dall'altro lato che genera un momento flettente. Quindi io conosco i carichi esterni. La mia necessità è individuare qual è il punto critico di quella sezione. Vi è stato detto, penso, da Luciano che il punto critico era l'incastro, dove il momento flettente è massimo. Quindi quello è il mio punto critico. Devo dimensionare la trave in quel punto critico. Che vuol dire dimensionare la trave in quel punto critico? Trovare la sezione che eviti a quella trave di rompersi sotto l'effetto dei carichi. Chiaro? È questo che faremo durante tutto il modulo. Quindi individuo i punti critici, applicherò quelli che sono, li vedremo, i criteri di rottura. Von Mises è uno di questi, quello che avete già visto. I criteri di rottura, lo stato di forza e deformazione, e farò un primo dimensionamento, una verifica del componente a carico statico. Se il dimensionamento mi piace, proseguo, altrimenti torno indietro e vado a cambiare costi, materiali, normative, quello che sia. Se sono soddisfatto, procedo e vado a fare la verifica a carichi dinamici, fatica, meccanica della frattura, impatto. Noi ovviamente vedremo solo la prima, la fatica. Questo si vedrà nel corso di costruzione di macchine, primo anno della specialistica, e anche l'impatto lo vedrete poi nella specialistica, perché richiedono competenze che al momento voi non avete. Verrà fatta la verifica ai carichi dinamici, se sono soddisfatto tiro fuori le soluzioni, altrimenti vado ad aggiornare quello che c'è da aggiornare, cambiare il materiale per esempio. In generale, se io devo progettare un'autovettura nuova, per esempio, sono richieste molte competenze. Chi ha una vettura di più recente produzione sa che c'è molta elettronica dentro, per esempio. Quindi, abbinato all'ingegnere meccanico, ci vuole l'ingegnere che si occupa della dinamica, dei cinematismi, dello stile, perché anche quello poi vende il prodotto. Per cui in generale un progettista meccanico viene chiamato a fare una parte di quella vettura, però deve conoscere poi, o almeno deve avere sentore di tutte le interazioni con le altre caratteristiche. Per cui se io so che devo montare sopra un ABS per esempio, o un controllo di stabilità, devo dimensionare i freni perché questi sistemi poi possano funzionare. Quindi devo avere conoscenze anche di altre
settori, in genere si lavora nel team. Quello che noi faremo in questo modulo sarà dimensionare alcuni di questi componenti. Vedremo di trovare le dimensioni delle molle degli ammortizzatori o degli alberi del motore, le dimensioni dei denti delle ruote dentate affinché non si rompano. E via, voi non avete fatto il corso di Figliolini, vero? Avete fatto quello di... Ovviamente vedrete che per progettare ci sarà bisogno di una serie di strumenti, conoscenza di quello che è stato fatto prima d'ora, del software, esistono codici di calcolo agli elementi finiti che vedrete in particolare nella specialistica, che vi consentono di avere punto per punto del vostro componente gli sforzi e quindi decidere se quel vostro progetto è idoneo oppure no. Ci saranno da fare considerazioni economiche, bisognerà studiare le normative, ripeto, sarà importante anche lo stile. Chi di voi va in moto e ha una moto sa che la moto viene venduta prevalentemente per lo stile più che per altre caratteristiche, per il disegno, e quello va abbinato alla progettazione meccanica del componente. Quindi un ingegnere di primo livello deve avere la capacità di valutare la problematica che si trova di fronte. Non può essere ancora un progettista completo perché gli mancano degli strumenti, ma quantomeno deve saper valutare il progetto e capire qual è il ragionamento che c'è dietro al dimensionamento di certi prodotti. Ed è per questo che io non voglio che voi impariate le cose a memoria, usate la vostra testa, perché è quella che funziona meglio. Perché c'è una parte che è scelta, siete voi che dovete scegliere la soluzione. Se avete imparato le cose a memoria solo per superare l'esame, in futuro quando vi troverete, magari l'esame lo superate, ma nell'ambito lavorativo poi avrete difficoltà a fare le vostre scelte. Che la parte più importante è fare le scelte assumendosi la responsabilità della scelta che si fa. E quindi tra le soluzioni sceglierò quelle migliori. Ovviamente questa scelta può essere fatta anche con l'ausilio di prove sul prototipo, per esempio. Per cui vado a verificare se il mio prototipo poi effettivamente fa quello che io avevo progettato sulla carta oppure no. Potrebbe non esistere la soluzione, nel senso che la soluzione c'è sempre. A un problema la soluzione c'è sempre, è una questione di costi. Se io voglio andare su Marte non è che è impossibile, la soluzione c'è, il problema sono i costi. E tenete bene presente che le decisioni di progetto non sempre, come dicevo, sono basate su questioni razionali o di calcolo matematico, ma magari sono questioni di stile, di gusto, che vanno integrate con i calcoli che il progettista abitualmente fa. Quindi io vi chiederò di capire il problema, di identificare la parte conosciuta, cioè quello che avete studiato in precedenza, di identificare le parti nuove che faremo volta per volta, formulare le strategie di soluzione con tutte le ipotesi, gli schemi che faremo, e valuteremo anche la bontà delle nostre soluzioni, perché vedrete che spesso si presenterà la situazione in cui io posso dimensionare un componente seguendo due o tre strategie diverse, ottenendo situazioni più o meno sicure in funzione del coefficiente di sicurezza che io ho scelto. Non so se avete visto qualcosa sul coefficiente di sicurezza, ma in ogni caso lo faccio. Questa penso la conosciate meglio, l'avete vista più volte. Perché ve la faccio rivedere? Perché in ambito progettuale ci sono alcuni parametri che sono fondamentali. Voi avete imparato, sì, dalla prossima volta ci sistemiamo. Voi avete imparato per esempio a leggere, se mi dite di no vado a chiamare il professor Iacoviello, avete imparato a determinare da questo diagramma quelli che sono
il carico di serramento, il limite elastico, il carico di serramento, il carico di rottura, sapete fare sicuramente sia quella che viene detta curva ingegneristica che curva vera, a ricavarvi le deformazioni. In realtà, come ben sapete, voi non misurate mai lo stress, misurate le deformazioni. Lo stress è una grandezza limitata. E questo diventa fondamentale, perché quando io vado a dimensionare un componente devo sapere quali sono i limiti del materiale che sto utilizzando per costruire quel pezzo. Perché l'albero lo faccio in acciaio, in titanio e non lo faccio in alluminio, anche se ultimamente se ne fanno anche in alluminio? Dipende dalle applicazioni. Se devo reggere grossi carichi, grossi spunti, devo fare un escavatore, vado a utilizzare un materiale che resiste a dei carichi di compressione, torsione, flessione di notevole entità. Se devo fare il giocattolo per un bambino, l'albero lo posso fare in plastica. Ultimamente stampavo addirittura con la stampante 3D. Chiaro? Quindi è molto importante conoscere le proprietà del materiale. Per i materiali metallici mi basta una prova di trazione, perché è abbastanza facile da ripetere, e vedremo anche le prove di fatica, in particolare la curva di Wheeler, che forse qualcosa Jacoviello vi ha accennato, per andare a vedere quelle che sono le proprietà a carico dinamico del materiale che io utilizzerò nel mio progetto. Altra questione importante è conoscere poi il modulo di Young, perché vi dà la rigidezza del materiale. Allora, se devo progettare, queste forse le avete viste, sono varie tipologie di prova di trazione e comportamento del materiale, questo è un materiale fragile, ha tutta una parte di area elastica, di duttile non ha nulla, quello è un materiale molto duttile, questo presenta un altro tipo di andamento. Supponiate che voi siete nella necessità di dover progettare la molla di un ammortizzatore, quella che avete sotto le ruote della macchina, la molla con quelle tre spirali. Quale acciaio scegliere? Ovviamente la molla dove agisce? Agisce in campo lineare elastico, quindi devo andare a scegliere l'acciaio che mi garantisce la più alta zona lineare elastica possibile. Tant'è che su queste esistono delle normative, tra poco vi farò vedere un grafico. Quindi conoscere bene la proprietà del materiale significa fare un primo passo nella soluzione del problema che vi si è prospettato. A volte vi si chiede, vi si danno dei dati, vi si danno delle dimensioni e vi si chiede di scegliere il materiale opportuno, per esempio. Quindi, tutte queste prove che voi probabilmente, alcune di queste l'avete vista, la prova di trazione e la durezza sicuramente, ci sono proprietà termiche, di dilatazione termica dei materiali che sono importanti, per esempio, vedrete per chi di voi fa la specialistica a costruzione di macchine, nel proseguo di questo corso nella specialistica si farà la parte di creep, cioè materiali che lavorano ad alte temperature, in particolare le palette delle turbine, degli aerei. E quindi conoscere questi dati è importante per andare a definire la resistenza del componente che voi avete progettato ai carichi di servizio e anche ai processi di lavorazione che voi andrete ad utilizzare. Qui c'è l'esempio che avevo fatto prima sulla molla. Se voi andate giù a curiosare tra le norme UNI che stanno in biblioteca, vedrete che questo è un normale acciaio al carbone della costruzione. L'acciaio di tipo B è un acciaio per molle. Poiché la molla è di tipo lineare elastico, avete visto a fisica Y uguale a meno Kx, o meglio F uguale a meno Kx, per cui avete un ritorno lineare elastico sulle molle in acciaio, più è alta la zona elastica, più efficace è l'uso di quel materiale. Quindi le molle meccaniche che usano acciaio vanno a scegliere acciai con ampia zona elastica. Adesso cominciamo a fare vedere già qualcosa, probabilmente quello che vedremo adesso l'avete già visto, noi l'andiamo soltanto a ripetere e a ridefinire meglio per quello che possiamo fare.
Quando progettate, voi quello che fondamentalmente andrete a verificare sarà questo: lo sforzo sul mio componente, su quella che io ho scelto come sezione critica, che per me è la sezione critica qual è? Quella che secondo le mie valutazioni si rompe più facilmente. Se il componente resiste lì, resisterà anche dalle altre parti. Su questa, per effetto dei carichi esterni, vedete, questa è una trave, ha un carico esterno che è una forza di trazione F. Su una generica sezione A agiranno degli stati di sforzo. Avete visto a Scienze che la sigma agente su quella sezione è la forza massima applicata diviso l'area. Come faccio a dire se che quella trave rompe oppure no? Io conosco il materiale perché conosco la prova di trazione, conosco il carico di serramento. Supponiamo che io voglio che quella trave resti in campo lineare elastico, cioè non snervi. Io conosco dalla prova di trazione quanto vale il carico di serramento. Applico la forza e tiro. Il carico di progetto, cioè il carico massimo che io posso applicare a quella trave, deve essere chiaramente di nuovo uguale del carico di snervamento del materiale, se voglio restare in campo lineare elastico. Quindi progettare il componente che significa? Scegliere A, posso fare in due modi, scelgo A in maniera tale che questo sta sempre al massimo uguale al carico di snervamento, oppure dico, quel pezzo con quella sezione A già definita a priori può avere carico massimo F tale che questo rapporto sia sempre minore o uguale del carico di snervamento. Potete fare domande e interrompermi tranquillamente senza problemi mentre parlo. Se non capite, ditemelo, preferisco perdere tempo a ripetere le cose piuttosto che fare cose nuove. Per cui chiedete, ripetiamo, non c'è problema, con calma. Tenete presente che soltanto ora in direzione qualche stupidaggine scappa anche a me. Più di uno. Allora, quindi, di progettare significa scegliere la dimensione, o scegliere il materiale, o stabilire qual è il carico massimo che io posso applicare a quella struttura. Verificare significa invece vedere se, data la forza, data la sezione, io supero questo carico di snervamento oppure no. Quella è la verifica. La cosa molto più importante, che è ampiamente usata in ambito progettuale e in ambito di normative, è il coefficiente di sicurezza. Se voi ci fate caso quando prendete l'ascensore, c'è scritto carico massimo 250 kg. Non è che la corda regge 250 kg se si poggia l'uccellino poi quello cade. No, è dimensionato con un coefficiente di sicurezza che in genere è del fattore 4 per le corde dell'ascensore. Significa che in realtà quell'ascensore, quella corda, riesce a tenere un peso che è 4-5 volte maggiore. In realtà questo numero è stabilito da normative, da consuetudini, dall'abilità del progettista, lì dove non ci sono altre indicazioni. E che cos'è questo coefficiente di sicurezza? Lì io ho indicato genericamente parametro che identifica la perdita di funzionalità, quindi il carico, nell'esempio di prima è il carico di snervamento, diviso un parametro massimo possibile, che nell'esempio di prima è la sigma di progetto. Quello è il coefficiente di snervamento. Quindi, qui ho messo carico di rottura, ma è la stessa cosa. Se io voglio andare a rottura e non a snervamento, ci sarà il carico di rottura invece del carico di snervamento. Ci può essere anche il carico limite elastico. Questo prendetelo in maniera indicativa, nel senso che questo serve soltanto a dirvi che il coefficiente di sicurezza è, mi dice quanto mi manca per arrivare al collasso del componente. Quindi, in genere, il carico ammissibile, cioè il carico che io potrò applicare al componente meccanico che ho progettato, sarà dato dal carico di rottura o dal carico di snervamento
chiamiamolo carico limite, qui sarebbe più corretto scrivere carico limite, non carico esattiva, dal carico limite diviso il coefficiente di sicurezza che io ho scelto. Per esempio per gli alberi di trasmissione può essere 1.2, 1.3, se questo vale 1 significa che il mio carico ammissibile è il mio carico limite. Nel caso dell'esempio precedente, scusate, torno un attimo indietro, in questo caso questo è il mio carico limite, questo è il mio carico di progetto. Se io non ci metto nessun coefficiente di sicurezza, cioè n pari a 1, significa che il mio carico limite è proprio questo. Se io ci metto un coefficiente di sicurezza, il mio carico limite sarà questo snervamento diviso il coefficiente di sicurezza che ho scelto. Allora, come vi dicevo, quindi quello che verrà chiamato carico ammissibile del componente sarà il rapporto tra il carico limite che abbiamo scelto, che può essere ad esempio uno snervamento o il limite elastico, quello che sia, e il coefficiente di sicurezza anch'esso scelto dal progettista. Tenete presente che se voi andate a dare un'occhiata alle normative, per molti componenti meccanici questo coefficiente di sicurezza generalmente è previsto, per altri invece dipende da quella che è la sensibilità ed esperienza del progettista, che vuol dire che un progettista esperto sa già quali sono le condizioni di garanzia del componente che sta progettando. Se si rompe l'albero di trasmissione di un'automobile, le conseguenze saranno di un certo tipo, magari si blocca la macchina. Se si rompe l'attacco di un'ala di un aereo, le conseguenze sono più disastrose. È chiaro quindi che nella scelta dei criteri di progettazione e dei coefficienti, lì cambia anche il criterio di progettazione, però, ma comunque il criterio di sicurezza va scelto anche in funzione dell'attività che il componente svolge, per cui su la fune che regge l'ascensore metterò un coefficiente di sicurezza alto, sul tastierino dell'ascensore metterò un coefficiente di sicurezza più basso. Tenete presente che scegliere un coefficiente di sicurezza piuttosto che un altro ha molta influenza nel progetto stesso. Perché questo? Se io scelgo per esempio qui, torniamo indietro un attimo, a questo, e supponiamo di aver messo un coefficiente di sicurezza qui, mettere un coefficiente di sicurezza sul sigma limite significa fare sigma limite diviso il coefficiente di sicurezza, significa scegliere un carico di progetto più basso. Scegliere un carico di progetto più basso significa fare una sezione più grande, quindi significa che a seconda del coefficiente di sicurezza io sono costretto a fare pezzi di spessore più grande, maggiore peso, minore efficienza e quant'altro. Quindi la scelta del coefficiente di sicurezza è una questione estremamente importante nella progettazione meccanica. Quali sono le cose che bisogna tener conto nel coefficiente, nella scelta del coefficiente di sicurezza? Poi facciamo, generalmente il lunedì, ve lo anticipo, sulla terza ora faremo le esercitazioni. Per cui poi stopperemo la registrazione e faremo un po' di conti alla ora, di esempi su queste cose. Quali sono i parametri significativi che influenzano, diciamo, come vi dicevo, la scelta del coefficiente di sicurezza? Sicuramente le incertezze sulle caratteristiche del materiale. Io compro il materiale da un fornitore, magari non ho dati, non riesco a fare certe prove e quindi per esempio magari ho la prova di trazione ma non ho le prove di fatica, per esempio, oppure lo scatter sperimentale che si ha nella prova di trazione è elevato, ho incertezza sui carichi applicati, per cui evidentemente per esempio possono esserci situazioni in cui mi aspetto dei carichi ma posso avere dei picchi che non sono in grado di prevedere. Ci possono essere delle concentrazioni di tensione, cioè intagli, variazioni improvvise di geometria, o
oppure, come vi dicevo prima, quali sono gli effetti dell'eventuale rottura. Se l'effetto dell'eventuale rottura del componente comporta 200 morti, il coefficiente di sicurezza deve essere adeguato. Se è un giocattolo per un bambino che non crea danni, può essere anche un coefficiente di sicurezza ridotto. Il peso della struttura, il tempo di vita programmato della struttura e altri parametri che vedremo man mano che faremo poi i componenti. I valori tipici sono quelli che vedete riportati qui. Per esempio, quando io conosco le proprietà del materiale, conosco le condizioni operative, cioè ho una serie di informazioni a monte sufficiente, posso assumere un coefficiente di sicurezza che è dell'ordine 1,25-1,5. Per materiali, per esempio, in cui non ho condizioni ben operative note, non ho prove su condizioni operative note, non ci sono disponibilità di informazioni, o devo applicare coefficienti di sicurezza, o per carichi particolari, devo applicare coefficienti di sicurezza più elevati. Nell'esempio che vi ho fatto prima, quello della trazione che avete visto, mettere un 4 al denominatore significa che la sezione deve essere 4 volte più grande. Chiaro cosa vi cambia il coefficiente di sicurezza? Quindi tenete presente questo quando fate questi dimensionamenti. Vediamo adesso invece cosa si intende per cedimento del componente. Quando io parlo di cedimento di rottura, posso intendere la rottura vera e propria di una biella, che vedete riportata qui, o più in generale, per me la rottura è quando il componente non è più in grado di funzionare adeguatamente. Prendete ad esempio questa molla di questo ammortizzatore. Io l'ho progettata in un certo modo, va fuori dal limite lineare elastico. Questo pezzo non è rotto, ma ha snervato da qualche parte in campo plastico. Quindi probabilmente magari non riesce più ad assolvere le funzioni per la quale l'ho progettato. Questa per me è la rottura, quando il componente non assolve più le funzioni per le quali è stato progettato. Questo è un tipo di rottura che vedete. Chiaramente altri tipi di rottura invece sono magari soltanto cambiamenti di forma. E faccio un esempio: se il vostro albero che avete dimensionato si piega un pochettino per effetto dei carichi, ma supera quelli che erano i limiti che voi avete imposto di deformazione, e chiaramente non ha più senso poter utilizzare quell'albero perché non ha la rigidezza adeguata per rispondere alle vostre esigenze. I parametri di progetto di cui si deve tener conto sono tantissimi. Come faccio a scegliere? Non c'è bisogno che li scriviate tutti. Volta per volta andrò a prendere quelli che sono più importanti per il componente. Faccio un esempio: devo progettare un albero di trasmissione di una nave. Poiché quell'albero di trasmissione della nave probabilmente avrà contatto con la salsedine, con l'acqua di mare, chiaramente il fattore corrosione sarà un elemento fondamentale da tener conto. Non tengo conto della corrosione di un albero di motorino, per esempio. Certo, lo faccio sempre in acciaio e magari lo proteggo, però non vado a vedere, non diventa la corrosione un parametro fondamentale nella progettazione. Magari lo può diventare la temperatura, per esempio, o eventualmente per motori spinti particolari carichi. Per cui dovrò tener conto anche, per esempio, di rumorosità. Progetto un cuscinetto. Ci sono cuscinetti più rumorosi, meno rumorosi. Se voi andate sul sito dell'SKF a curiosare, vedrete che produce svariati tipi differenti di cuscinetti, con svariate funzioni e con differenti qualità anche. Questo perché ovviamente cerca di dare risposta a una serie di funzionalità diverse.
È chiaro che più le prestazioni che io richiedo al componente sono elevate, più saranno le questioni che dovrò prendere in considerazione. Fondamentalmente noi faremo due cose. Calcolo e verifica resistenza e calcolo o verifica a deformazione. Nel calcolo generalmente, questo è in linea generale quello che succederà in questo modo, nel calcolo io conosco i carichi, determino le dimensioni del componente. Nella verifica, date le dimensioni, verifico che il componente sia in grado di resistere ai carichi di esercizio che io ho previsto. Stessa cosa per le deformazioni. Dove sta la differenza? Per i carichi abbiamo visto che il mio sigma di progetto sarà uguale a un sigma limite diviso un coefficiente di sicurezza. Per le deformazioni, la mia deformazione di progetto sarà uguale alla mia deformazione limite imposta eventualmente per un certo coefficiente di sicurezza. Per esempio, se io vado a progettare un albero e lo dimensiono a deformazione, cioè non voglio che ci sia un carico, immaginate la trave sottoposta a flessione. Avete fatto questo sicuramente a scienze, avete visto che la trave sugli appoggi con il carico, questo si abbassa, voi avete calcolato la freccia, dimensionare quella trave a deformazione significa scegliere la sezione per cui la freccia massima è questa, non voglio che qui al centro si abbassi di più, quello è il dimensionamento a deformazione. Dimensionamento a carico, non voglio che la sigma di snervamento, vi ricordate, la sigma di snervamento pari a 32 momento flettente se la trave è sezione circolare di greco di al cubo, non voglio che questa sigma sia superiore a quella di progetto che ho scelto. Uno è il calcolo a carico e l'altro è la deformazione. Qui venivano riscritte, anche queste li trovate sul sito, sulla pagina docente, perché sono lucidi vecchi, li trovate in maniera un po' diversa perché sono stati rielaborati e corretti, quindi guardateli, su quelli vecchi ci può essere qualche errore, ricontrollateli, ma fondamentalmente ci sono scritte le stesse cose.